Tra l'altro spalmare immigrati sul territorio significa poi anche spalmare appalti, spalmare contratti e sappiamo quanto poco chiaro e quanto poco trasparente è la gestione di questi fenomeni. Un conto sarebbe se spalmassimo sui territori reali profughi. Guarda, io do i numeri della mia provincia di Como. La mia provincia, che è una provincia di 600.000 persone, in questo momento accoglie 2.000 immigrati. Ok, spalmati in 108 strutture per un costo di 25 milioni di euro. Nel 2016 sono state presentate 746 domande di asilo su 2.000 profughi. Mi piacerebbe sapere le altre 1.400 che fine hanno fatto. Su queste 746 domande d'asilo ne sono state esaminate 291, coloro i quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico sono 27. Allora, un conto è gestire 27 profughi che scappano dalla guerra, che scappano dalle persecuzioni, che scappano dalle torture, dove per buonsenso, per leggi, per convenzioni internazionali va garantito tutto quello che è garantibile. Un conto è gestire e spalmare sui territori non chi scappa da guerra, ma chi è un migrante, che è un migrante economico, che è un clandestino. Io credo che questo non sia assolutamente accettabile. Apprezziamo però, e questo lo voglio sottolineare, il cambio di passo da parte del ministro Minniti. Se abbiamo avuto 3 anni di cattiva gestione da parte del ministro Alfano, oggi vediamo delle prospettive diverse. La richiesta di riaprire i CIE, che tra l'altro non è un'invenzione di Minniti, è la legge. C'è una legge che si chiama legge Bossi-Fini, che esiste dal 2002 in Italia, che gestisce e regola il fenomeno dell'immigrazione nel nostro paese, che la sinistra non ha mai cancellato, che è ancora in vigore e che prevede i CIE come luoghi di identificazione chiusi e protetti per poter effettuare la politica dei rimpatri. Il nostro paese accoglie tanto e rimpatria poco. 181.000 immigrati clandestini sbarcati sul nostro territorio nel 2016, 5.000 rimpatri. È evidente che questo rapporto non può stare assolutamente in piedi.